che la politica di oggi sia diversa da quella di ormai sono passati 30 anni, no? 25-30 anni, è evidente che non possa essere la stessa. Io credo che la cosa che gli dispiacerebbe, quello un po' che ho detto prima, della politica di oggi è questa violenza verbale, per fortuna non ancora fisica, spero che non diventerà mai, che c'è tra i vari esponenti. Cioè questo dove per forza di cose, anziché parlare in proprio di quello che uno vuol fare o di quello che è la propria idea, è accusare l'altro, essere così violento nei confronti degli altri. Questo sicuramente non gli piacerebbe. Suo padre ha avuto un bel rapporto comunque con i giovani da uomo del potere. Certamente. Mio padre, tra l'altro, abbiamo detto fino all'inizio anni 90, ha avuto dei grandi incarichi di governo, quindi ok. Dopo, passato il primo periodo, diciamo, delle recenti giudiziarie, comunque lui era senatore a vita e ha continuato a fare la vita da senatore fino, non dico all'ultimo giorno quando è morto, perché purtroppo gli ultimi 2 o 3 anni aveva superato i 90 e il fisico non glielo consentiva, però ha continuato a fare una vita intanto parlamentare molto attiva e poi ha frequentato tantissimi trasmissioni e molto spesso andava a confrontarsi proprio con i giovani. Quindi lui amava quando lo chiamavano e lo ha fatto spessissimo andare in scuole, in università, a parlare proprio con i giovani, cercando di capire quello che era un po' il mondo, come si evolveva, come cambiava, no? Perché uno dei grandi problemi della politica è quello di rimanere un po' in una sfera fuori dalla società. Lui quello che ha potuto, credo, fare, lo posso anche io testimoniare, e cercare un incontro molto spesso proprio, soprattutto con i giovani.